La prima messa del 2015 per Papa Francesco è una lode alla Vergine nella solennità di Maria Santissima, Madre di Dio. È in lei che il mondo vede brillare il volto del Signore, è in lei che si contempla la carne di Cristo intessuta nel suo grembo. Per questo, sottolinea il Papa, c'è un rapporto strettissimo tra figlio e madre. Lei infatti ne ha condiviso tutta la sua missione, rimanendo accanto a Gesù fino alla fine, quando morì sul Calvario. Altrettanto inseparabili sono Cristo e la Chiesa, perché Chiesa e Maria vanno sempre insieme. E questo è proprio il mistero della donna nella comunità ecclesiale. E non si può capire la salvezza operata da Gesù senza considerare la maternità della Chiesa. Non è possibile amare a Cristo ma non la Chiesa, ascoltare il Cristo ma non la Chiesa, appartenere al Cristo ma al di fuori della Chiesa. Infatti è proprio la Chiesa, la grande famiglia di Dio che ci porta a Cristo. Senza la Chiesa, ribadisce Francesco, Gesù Cristo finisce per ridursi a un'idea, una morale, un sentimento. Senza di essa il rapporto con Lui sarebbe solo in balia della nostra immaginazione, delle nostre interpretazioni, dei nostri umori. Ed è Maria, prima e perfetta credente, prima e perfetta discepola di Gesù, ad aprire la strada della maternità della Chiesa. Alla Vergine il Papa si rivolge nella Giornata Mondiale della Pace sul tema non più schiavi ma fratelli, perché il Signore doni pace ai cuori, alle famiglie, alle nazioni. Ai fedeli rivolge poi l'invito a salutare Maria tre volte, come fece il popolo di Efeso, Santa Madre di Dio. Un saluto che Papa Francesco fa replicare all'Angelus in una piazza San Pietro colma di fedeli, ricordando ancora una volta l'impossibilità di separare la contemplazione di Gesù da quella di Maria. Il pontefice si sofferma sulla finalità di liberazione e rigenerazione della missione di Cristo sulla terra. Incorporati in Lui, afferma, gli uomini sono realmente figli di Dio, un passaggio sancito dal battesimo nel quale si riceve l'amore, la tenerezza e la misericordia del Padre, una prossimità che è anche dono della pace. La preghiera è proprio la radice della pace. La pace è sempre possibile e la nostra preghiera è alla radice della pace. La preghiera fa germogliare la pace. Oggi, Giornata Mondiale della Pace. Non più schiavi ma fratelli, ecco il messaggio di questa giornata. Perché le guerre ci fa schiavi sempre. Un messaggio che ci coinvolge tutti. Tutti siamo chiamati a combattere ogni forma di schiavitù e a costruire fraternità. Tutti, ciascuno secondo la propria responsabilità. Dopo la preghiera mariana, il collegamento con Rovereto, nel Trentino, dove si trova la grande campana Maria Dolens, realizzata in onore dei caduti di tutte le guerre e benedetta dal Beato Paolo VI nel 1965. Il suono delle intocche accompagna l'auspicio del Papa perché il 2015 sia un anno dove non ci siano più guerre, ma sempre e solo desiderio, impegno di pace e di fraternità tra i popoli.